siamo in compagnia di Miriam Dalmazio. Complimenti veramente per questo film di Checco Zalone, per la tua splendida carriera, perché insomma, primo film al cinema, ma tanta televisione per te, tante fiction, tante serie. Com'è stato questo approccio invece cinematografico? Beh, devo dire, è stato, per l'importanza del lavoro è stato un cambiamento incredibile nella mia carriera, però è stato morbido perché mi sono sentita molto bene. Ho sempre avuto la fortuna comunque di lavorare con persone molto umili e gentili che mi fanno sentire molto a mio agio, quindi sono stata molto bene. Il più deve ancora arrivare, quindi non lo so cosa mi succederà, spero qualcosa di importante, ma non ci voglio nemmeno pensare. Senti, essere la moglie di Checco Zalone, com'è stato stare con lui sul set? È esuberante come lo vediamo al cinema? A un certo punto sembravamo veramente marito e moglie, perché lui mi diceva: ma sei ingrassata, ma che fai, ma quanto mangi? Cioè, mi prendeva parecchio in giro a un certo punto. No, vabbè, lui è così come si vede, quindi senza filtri, quindi mi sono divertita davvero tanto, anche fuori dal set. Comunque ci vedevamo spesso con lui, la moglie, perché poi ho conosciuto pure la moglie vera, che è meravigliosa, una donna molto intelligente, perché credo che bisogna essere molto intelligenti per stare con un personaggio così. Questo. Se in conferenza sul set cambiavano le scene giorno per giorno. Sì, perché le sceneggiature, non dico la sceneggiatura, però le scene cambiavano comunque, le battute cambiavano, le pensavano la sera per il giorno dopo, anche se io già sono abbastanza allenata vedendo della fiction, perché comunque no, e fai il compitino, insomma, di imparare le battute per il giorno dopo, quindi avevo abbastanza pratica. Addirittura delle volte neanche mi davano la scena, quindi veniva Checco o Gennaro e mi dicevano: senti, devi dire questo, questo, questo e quello. Quindi in 3 minuti dovevo imparare tutto senza leggere, d'altro così, dovevo andare a senso. Però anche questo è stato formativo, va bene, insomma, si fa di tutto. Senti, altri progetti per il futuro? So che ci sarà ancora del cinema. Sì, ci sarà un film l'anno prossimo che non so se posso dire, non credo, e poi chissà, vedremo. E invece Che Dio ci aiuti si farà ancora? Si farà ancora? Guarda, io non ho avuto ancora informazioni ufficiali, però so che comunque si rigirerà a maggio la terza serie, anche perché tutte le persone, la commessa, tutte le persone sotto casa già mi chiedono quando cominceremo a girare, ancora devono finire di scrivere in realtà. Insomma, sì. Però ci sono speranze, speranze, sì, quelle ci sono sempre. Mando un grande bacio agli spettatori di Fan Week, e siamo qui in conferenza, e insomma ci vediamo al cinema. Ciao.